Stasera pignatiello di rigatoni al sugo di salsiccia. Vediamo gli ingredienti. Per il sugo, due magnifiche salsicce di Gennaro Caccavale, guaiù, grandiose. Una punta di peperoncino, due spicchi d'aglio, del basilico fresco. E soprattutto una passata di pomodoro fatta in casa. Come pasta dei magnifici rigatoni del pastificio Giuseppe a Feltra di Gragnano. Garanzia. Opzionale, se volete, del pecorino grattugiato alla fine, ma solo se volete. Come olio, dell'olio extravergine biologico di ottima qualità. Per la cottura del sugo ci serviremo di una pentola di terracotta. È nata cosa. Prima operazione, sbudellate le vostre salsicce. Ah, così, eh? Tanto bello. E poi dopo sgranate a pezzi anche abbastanza grossolani la vostra salsiccia. Ecco, mi raccomando, la salsiccia di ottima qualità. Queste sono quelle del mio amico Gennaro Caccavale. Aiuto. Gennaro. Per te, cane, bellissime. Belle profumate. Salsiccia pronta. E ora pelate l'aglio. Io ogni spicchio l'ho diviso in quattro. Del peperoncino togliete i semini, che sono estremamente piccanti, eh? Così. Una fiamma, uno spargifiamma, quindi il nostro tianello di terracotta. Sul fondo un pochettino di olio, così può bastare. Fate riscaldare l'olio e quindi aggiungete aglio e peperoncino. Noterete che il tipo di cottura con la pentola di coccio non è identica a quelle di alluminio, è completamente diversa. L'aglio si è rosolato lentamente e ora la nostra, anzi le nostre due salsicce sbriciolate. Ecco qua. Il suono è lento, non è che lo... No, ripeto, è tutto un altro tipo di cottura. Sapori antichi proprio. La salsiccia dovrà cambiare colore, da rosso dovrà diventare marroncina. Lasciamo cuocere. Il profumo è come di caffè, meraviglioso. Ecco, vedete come sta virando di colore la salsiccia. E ora sfumare. Gramino. Il vino è evaporato e quindi ora la nostra passata casalinga. Una bella mescolata.
e lasciamo cuocere per almeno un'ora. Eccola qua. Io qualche foglia di basilico già l'aggiungo a questo punto a dare profumo. Oyogui, stava pian! E questo deve essere, questa è la cottura. La densità è quella giusta e quindi a profumare a fine cottura col basilico. Sale? Assolutamente no, perché la salsiccia di suo è sapida. Il nostro sughetto è terminato. Tempo di cottura totale 1 ora e mezza. A fiamma molto, molto lenta. Ci siamo. È il momento dei rigatoni a cuocere. L'acqua è stata salata e do una mescolatina. Nel frattempo riscaldiamo il sugo. I rigatoni sono pronti, eccoli qua, e li caliamo nel sugo. Marone, sono delle bombe. E ora una bella mescolata, così morbidissima. Certo che il pignatiello è bello, però saltarli in padella come tipo padella non è possibile, però vi assicuro che è una delizia. Servite fumante e a tutti buon appetito! Jenna, le tue salsicce, assaggiamo. Cosce, il pignatiello conserva bene il calore e questa è una bella cosa. Ma non, vai un mondiale. Il cerasiello dentro, Marona, che cosa grande. Il sugo di salsiccia, la cottura in due pignatiella, la lentezza. Troppo buono. Ma io la da fa. È facile, certo. Le salsicce devono essere buone. Tagliate quelle, tagliate a punta di coltello. È fondamentale. Il formaggio? No, grazie, perché a volte mi toglie il sapore del ragù. Meglio così, secondo me, eh? Ma se lo volete mettere, mettetelo. Facete la magnata villa che vi conviene. Alla prossima!